Buongiorno a tutti, benvenuti. Nuovo appuntamento in diretta con il nostro telegiornale. Apriamo con la conferma che da lunedì 10 maggio si apriranno le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid per i cittadini nella fascia 50-59. È arrivata questa mattina la nota della regione e i metodi per prenotarsi sono sempre i medesimi. La regione informa poi che a seguito del parere del Comitato Tecnico Scientifico l'intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini mRNA sarà esteso a 42 giorni rispetto agli attuali 21, quindi per Pfizer e 28 giorni invece per Moderna, come si legge nel parere allegato a una circolare del Ministero della Salute. Per il CTS, infatti, è raccomandabile un prolungamento nella somministrazione della seconda dose nella sesta settimana dalla prima dose. Le motivazioni alla base delle indicazioni riguardano diversi aspetti. La somministrazione della seconda dose entro i 42 giorni dalla prima non inficia l'efficacia della risposta immunitaria e la prima somministrazione di entrambi i vaccini a mRNA conferisce già efficace protezione rispetto allo sviluppo di patologia Covid-19 grave in una elevata percentuale di casi, ovvero maggiore dell'80%. Inoltre, in uno scenario in cui vi è ancora necessità nel paese di coprire un elevato numero di soggetti a rischio, si configurano condizioni in cui è opportuno dare priorità a strategie di sanità pubblica che consentano di coprire dal rischio il maggior numero possibile di soggetti nel minor tempo possibile. E perciò, come detto, si estenderà il tempo fra la prima e la seconda dose, 42 giorni rispetto agli attuali 21 di Pfizer e 28 di Moderna. Il richiamo quindi sarà posticipato solo per i vaccini mRNA e da lunedì 10 maggio sarà possibile prenotarsi, così come ha indicato anche il generale Figliuolo, potranno prenotarsi i cittadini nella fascia d'età fra 50 e 59 anni. Nel frattempo sono arrivati i numeri relativi al monitoraggio settimanale che riguarda il nostro paese. L'Italia diventa sempre più gialla e nessuna regione dovrebbe essere rossa. La Valle d'Aosta dovrebbe infatti diventare arancione, verso un cambio di colore anche per Calabria, Puglia e Basilicata, che dovrebbero passare dall'arancione al giallo. Incerta ancora la situazione per la Sardegna. Le decisioni verranno prese dal ministro Speranza con le ordinanze delle prossime ore. L'Italia avrebbe solo due regioni in arancione al momento, la Sicilia e la Valle d'Aosta. I cambi di fascia partiranno lunedì prossimo. Miglioramento generale del rischio in Italia per l'epidemia da Covid-19, nessuna regione a rischio alto per la seconda settimana consecutiva. Sei regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato, le altre 15 invece hanno una classificazione di rischio basso. Una regione, il Molise, e la provincia autonoma di Bolzano hanno un RT puntuale maggiore di 1, ma comunque con un limite inferiore sotto l'1. Scende il numero di regioni e province che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva o aree mediche sopra la soglia critica, evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale. Si tratta di 5 contro le 8 della settimana precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sotto la soglia critica 27%, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2748 a 2423. Il tasso di occupazione in aree mediche scende ulteriormente sotto la soglia critica. Anche qui le persone ricoverate sono passate da 20.312 a 18.176. Sale però anche questa settimana l'indice di contagio del coronavirus in Italia, che passa dallo 0,85 della scorsa settimana a 0,89, e questo il valore che stanno valutando gli esperti della cabina di regia. L'incidenza però sarebbe ancora in discesa, dal valore 146 sarebbe ora a 127. E per quel che riguarda le analisi della cabina di regia e del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e poi i provvedimenti del governo, si è espresso questa mattina il governatore Fedriga, che in qualità di presidente della conferenza delle regioni è intervenuto per la valutazione dell'indice RT. La prima cosa da superare oggi, dice Fedriga, vista la situazione contingente, è l'indice RT che valutiamo, un indice
l'indice più efficace sarebbe quello dell'RT ospedaliero, cioè fa capire se aumentano o diminuiscono le richieste di ospedalizzazione, ed è un indicatore che può dare un segnale importante e che non dà una visione distorta. Così dice Fedriga, intervenendo su queste tematiche, sulla valutazione ovviamente dell'operato del CTS e il rapporto con le varie regioni italiane. Avremo un confronto come regioni con il commissario Figliuolo, ha detto, per verificare la possibilità che una persona vaccinata con la prima dose possa essere somministrata la seconda in vacanza. Stiamo vedendo se è possibile organizzare questa ipotesi, ci si può lavorare, ma siamo di fronte alla campagna più grande della storia dell'umanità. Molte cose si possono risolvere, altre invece sono difficili e qualche disagio può esserci. Nel frattempo il commissario Figliuolo è intervenuto a Campobasso per verificare l'andamento dei vaccini in Molise, ha fatto anche i numeri che riguardano l'Italia a maggio e a giugno. Sentiamo. Oggi bisogna vaccinarsi, con tutte le raccomandazioni, con tutto quello che dice la scienza, però bisogna farlo, è importante per poter uscire dalla pandemia, mettere in sicurezza gli over 65 e poi dopo aprire un po' a tutte le classi e soprattutto alle persone che rappresentano l'apparato produttivo del paese, il settore turistico alberghiero, perché l'Italia deve intercettare la ripresa economica il più presto possibile e deve ripartire. Ad oggi a livello nazionale sono state fatte più di 22 milioni e 300 mila somministrazioni. Ieri abbiamo raggiunto quota 450 mila e ci riavviamo di nuovo ad andare a regime. E per ciò che riguarda l'afflusso dei vaccini, come voi sapete, ieri sono arrivati oltre 2 milioni e 100 mila dosi di Pfizer, oggi sono arrivati circa 400 mila Moderna, che nei prossimi giorni saranno distribuiti ai vari punti vaccinali. Avremo un afflusso costante che ci porterà da qui a fine mese ad avere nell'ambito del mese di maggio circa 17 milioni di vaccini. Maggio per me è un mese di transizione e dopodiché a giugno avremo ancora più cospicui afflussi di dosi vaccinali che ci permetteranno di aprire a tutte le classi, anche ai punti aziendali. Queste le parole quindi del commissario nazionale per l'emergenza e per il piano vaccinale. Intanto Save the Children fa i numeri in Italia sulle donne che hanno perso il lavoro. Nell'anno della pandemia 249.000 donne hanno perso il lavoro e 96.000 erano mamme. Tra queste 4 su 5 hanno figli con meno di 5 anni, madri che a causa delle restrizioni e della necessità di seguire i bambini più piccoli, lasciati fuori dagli asili e dalle scuole materne, sono state costrette a rivedere la propria posizione lavorativa sacrificandola per seguire i bambini. Pesa ancora molto il divario tra nord e sud, con Campania e Calabria in coda. Nel sesto rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2021, Save the Children ha analizzato la condizione delle madri durante la pandemia. Un quadro a tinte fosche che sottolinea le tante difficoltà del 6 milioni di mamme del nostro paese. Già prima della pandemia la scelta della genitorialità, soprattutto per le donne, è spesso interconnessa alla carriera lavorativa. Stando ai dati, nel solo 2019 le dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro di lavoratori padri e lavoratrici madri hanno riguardato 51.558 persone, ma oltre 7 su 10 riguardavano lavoratrici madri. Si può percorrere un vero e proprio percorso ad ostacoli con la maternità e il lavoro in Italia, tanto che il nostro paese detiene il primato delle più anziane d'Europa alla nascita del primo figlio, 31,3 anni. Anche il tasso di natalità ha subito durante la pandemia un ulteriore scossone in negativo, registrando decremento del 3,8% rispetto all'anno precedente, per un totale di 16.000 nascite in meno. Adesso ritorniamo invece in Friuli Venezia Giulia, andiamo a Cividale, dove un nuovo intervento aiuterà il traffico ma anche in termini turistici ed economici la cittadina ducale. Si tratta di una variante sulla strada statale 54. Abbiamo ascoltato il sindaco Daniela Bernardi.
siamo a Cividale, con noi il sindaco Daniele Bernardi. Oggi il taglio del nastro, quindi l'apertura di un'importante variante all'abitato di Cividale, un'opera attesa da tanti anni. Perché è importante questa variante? È importante perché cambierà la viabilità dell'ingresso in città. Eviteremo quindi una parte del centro abitato e ci sarà una correvolezza nel poter far defluire tutti i mezzi da questa appunto bretella che si congiungerà con due rotonde in via Perusini all'altezza del nostro palazzetto dello sport. È importante perché oltre a una nuova viabilità che quindi ridisegna i percorsi non solo per la città di Cividale ma direi per tutti i comuni limitrofi, compresi appunto le valli del Natisone, individua anche un percorso di piste ciclabili. Una variante importante quindi per la sicurezza, per sgravare il traffico ma anche in ottica turistica. Soprattutto in ottica turistica, perché in effetti noi in periodi normali abbiamo una presenza turistica non indifferente, quindi con turismo anche con corriere, un percorso diciamo che avvicina di più quelle che sono le viabilità principali, quindi anche dall'autostrada, quindi arrivando da Pradamano, potendoci congiungere con questa bretella, arrivare direttamente in centro città. Ed è un anno importante perché oltre all'apertura di questa bretella, diciamo per Cividale, si segnano i primi 10 anni del riconoscimento a patrimonio dell'umanità dei siti longobardi che sono presenti in città, e quindi chiaramente potremmo dare un'individuazione di un percorso che sarà più fluido, sarà più diretto alla città. Torniamo alla cronaca. Questa mattina alle 9 sono stati rintracciati lungo viale Palmanova a Udine 10 migranti a piedi. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, la questura ha inviato 2 equipaggi del reparto prevenzione crimine di Padova, che in questi casi danno aiuto proprio alla squadra delle volanti. I migranti sono 10, tutti maggiorenni, 9 pakistani e un bengalese. Sono stati tutti portati alla Cavarzerani, dove verranno svolti gli esami di rito. 12 rintracci di migranti anche nel quartiere San Giacomo a Trieste. A bordo di un'autovettura trasportava 6 cittadini turchi, di cui 2 nel bagagliaio, tutti migranti irregolari rintracciati in un albergo cittadino. 2 complici, entrambi montenegrini, sono stati arrestati in flagranza di reato. Da Rabuiese a Bagnoli della Rosandra è stato breve ieri all'alba la fuga del 25enne cittadino montenegrino che alla guida di un'auto trasportava 6 cittadini turchi. Lo straniero è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di frontiera di Trieste per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Adesso si trova nel carcere di Via del Coroneo. L'autovettura risultata noleggiata in Montenegro è stata messa sotto sequestro penale e affidata in custodia a una ditta specializzata. I migranti turchi, tutti sottoposti allo screening anti-Covid, sono stati indagati per violazione della normativa sull'immigrazione, in quanto privi dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Dalle successive indagini è emerso anche il coinvolgimento di altre 2 persone, una 24enne e un 33enne, tutti accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E a Udine si è verificata una truffa ai danni di una anziana, come sempre la truffa telefonica che simula un incidente in cui è stato coinvolto il figlio, un congiunto stretto della malcapitata vittima, che poi al suono del campanello alla quale viene richiesto di consegnare denaro e monili in oro, e anche in questo caso il colpo è andato a buon fine per i ladri, per i truffatori. Ovviamente la polizia continua a diramare note avvisando la popolazione di non credere a questi sedicenti carabinieri o sedicenti poliziotti che raccontano di incidenti gravi al telefono. Una decina di minuti prima delle 5 di questa mattina i vigili del fuoco sono andati a Pradamano in un'azienda di lavorazione rifiuti nella zona industriale per un incendio. I vigili hanno trovato dei container contenenti sfridi della lavorazione di rifiuti solidi urbani che stavano bruciando. Hanno quindi provveduto ad estinguere le fiamme utilizzando la schiuma antincendio. L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone sul posto, anche la Polizia di Stato.
Tamponamento forte, però nessun ferito grave in via Birago all'angolo di via Cormor a Udine. 3 le vetture coinvolte, 2 quelle danneggiate maggiormente, una Kia Picanto e una Fiat Cubo che si sono tamponate. I conducenti sono rimasti feriti in maniera lieve, automedica, ambulanza sul posto, sono intervenuti anche, come vedete, la polizia locale e i vigili del fuoco. Falsi poveri ottengono esenzione del ticket sanitario. La Guardia di Finanza di Trieste ne smaschera 76 dopo una prima parte dell'indagine. Lo scorso anno è stata portata a compimento una seconda fase dell'operazione denominata Paga Pantalone, che ha portato ad accertare ulteriori 76 soggetti che indebitamente hanno beneficiato dell'esenzione della spesa sanitaria. I finanzieri, attraverso la consultazione delle banche dati in uso al corpo, hanno potuto individuare e smascherare 76 soggetti residenti, sia italiani che stranieri, che sulla base di autocertificazioni non veritiere relative al reddito hanno beneficiato dell'esenzione del pagamento del ticket per prestazioni farmaceutico e medico specialistiche. 820 le operazioni in esenzione del pagamento per una cifra di oltre 39.000 euro. E la Guardia di Finanza di Treviso, nell'ambito di una ampia operazione ribattezzata Affari Falsi, finalizzata alla verifica dell'esatta indicazione di origine delle merci in transito dal Veneto importate attraverso i valichi di Trieste, Gorizia e Udine, hanno sequestrato oltre 23.300 capi d'abbigliamento, t-shirt, pantaloncini, scarpe, ciabatte e calzini del valore di circa 300.000 euro, tutti con false diciture quali Made in Italy e prodotto in Italia. Sono stati ritrovati a bordo di tir e camion fermati all'uscita dei caselli autostradali di Meolo Roncade e Venezia Est. Insieme al sequestro della merce sono stati segnalati alla procura per il reato di falsa indicazione di origine italiana 15 persone, amministratori delle aziende che hanno importato i prodotti su cui erano state applicate le indicazioni ingannevoli, insieme alle stesse aziende importatrici con sede nelle province di Modena, Teramo, Ascoli Piceno e Fermo. Ed ora il bilancio dei carabinieri del Nucleo Patrimonio Culturale di Udine, un'azione preventiva e anche un'azione volta a sventare furti e mercificazione di alcuni beni preziosi. L'azione preventiva si è concretizzata nell'esecuzione di 14 sopralluoghi e 56 controlli ad aree archeologiche, marine e terrestri, siti UNESCO in primis, 304 verifiche in aree con vincoli paesaggistici e monumentali, 139 controlli ad esercizi antiquariali e commerciali, quest'anno soltanto online, e 34 controlli a mercati e fiere antiquariali. Denunciati in stato di libertà 50 persone, nel corso delle 26 perquisizioni locali eseguite sono stati sequestrati 553 reperti, di cui 243 beni antiquariali, archivistici e librari, e 310 archeologici. I falsi sequestrati sono stati 23 e i furti relativi allo specifico settore sono stati 5 in Friuli Venezia Giulia e 2 in Trentino Alto Adige. Adesso invece ci spostiamo al Castello di Udine, dove c'è in diretta la nostra Francesca Santoro. Rimaniamo in tema anche se da un altro punto di vista, perché c'è stata una inaugurazione di un'importante mostra, presente anche l'assessore alla cultura Tiziana Gibelli. Allora Francesca, raccontaci tutto, ben ritrovata. Sì, Valentina, buongiorno. È stata presentata poco fa la mostra Piante e Vedute, una mostra che sarà inaugurata ufficialmente domani nel Castello di Udine, nella sede dei Civici Musei. Presente appunto l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, il sindaco Fontanini e varie altre personalità. Una mostra importante che attraverso una cinquantina di incisioni permette di fare un tuffo nel passato e di ripercorrere l'evoluzione storica del territorio friulano da 1420 al 1797. In realtà questa mostra è inserita in un progetto triennale più ampio, avrebbe dovuto essere inaugurata lo scorso anno, causa Covid è stata ovviamente rimandata al 2021. Ci ha spiegato tutto il curatore Giuseppe Bergamini, vediamo l'intervista e poi linea allo studio. Piante vedute, presentiamo questa mostra. Sì, è una mostra che presenta una serie di vedute di Udine e di altre città del Friuli, una serie di piante geografiche che rendono conto di com'era il Friuli nel periodo della presenza veneziana, 1420-1797. Infatti l'assessorato regionale ha chiesto alle istituzioni culturali di privilegiare questo periodo nei loro percorsi e noi come Triennale di Incisione, che
ormai siamo giunti alla 39esima mostra dal 1981, quindi una serie straordinaria di mostre. Abbiamo pensato di dividere i 3 anni in questo, che avrebbe dovuto essere inaugurato l'anno scorso, naturalmente poi per noti motivi è slittato al 21. Nel secondo anno metteremo in mostra gli incisori friulani del 5, 6 e 700, nel terzo anno gli incisori veneti in Friuli del 6 e 700, quindi avremo modo di vedere personaggi tipo Carlevari, Stiepolo, Piazzetta, insomma i più grandi artisti incisori di questo periodo straordinario per la vita culturale e artistica del nostro territorio. Un ruolo importante riservato a Venezia? Beh, Venezia è presente per modo di dire, perché quello che abbiamo qui dentro è tutto frutto dell'attività friulana, ma nel periodo appunto in cui Venezia, attraverso la sua cultura, era presente in Friuli e naturalmente coinvolgeva Friuli in questo nuovo modo di vedere il mondo. Un segnale importante comunque che finalmente si riesca a fare questa mostra, un segnale che la cultura può ripartire. La cultura non è mai stata ferma, perché mentre il Covid ci teneva in casa gli uomini di cultura continuavano a lavorare per prepararsi al futuro. Bisogna sempre guardare avanti, noi l'abbiamo fatto e oggi vediamo con soddisfazione che il nostro pensiero ha avuto un risultato utile. Riapre quindi la cultura, i musei e le mostre, finalmente si può tornare ad apprezzare anche queste opere. Domani si riapre, purtroppo non ancora al pubblico, la Dacia Arena per una nuova gara di campionato. Ci racconta tutto Lorenzo Paussa, ben ritrovato Lorenzo. Eccoci Valentina, una buona mattinata a te e a tutti i nostri telespettatori. Eh sì, è vigilia di campionato per i bianconeri che domani alle 15 su questo campo qui alla Dacia Arena affronteranno il Bologna con l'intento di prendere dei punti, un poco per riscattare anche dal punto di vista morale quello che è stato l'epilogo della gara con la Juventus, che ha portato gli uomini di Gotti a essere autori di un'ottima prestazione, che però con alcune ingenuità nel finale unite ad alcuni fischi arbitrali un poco discussi non hanno lasciato punti. Fatto sta che adesso i punti nella classifica dei bianconeri sono 39, alla pari del Bologna. Sarà un po' una sorta di spareggio in questa lotta al decimo posto, che vede ancora le due squadre in piena corsa, con il Verona che il precede di soltanto 3 lunghezze. Una formazione che per i bianconeri dovrebbe ricalcare in blocco, al di là del rientro di Musso tra i pali, quella che si è vista con la Juventus. Ci sono poche alternative in attacco, lo sappiamo, a causa dei numerosi infortuni. Si dovrebbe ripartire quindi con il 3-5-1-1, con Stefano Caca unica punta e Pereira ad agire dietro di lui come trequartista. Questo per poter poi disporre di quell'unica alternativa a gara in corso che risponde al nome di Fernando Forestieri, che comunque nell'arco di questa settimana è apparso in palla, è apparso voglioso di prendersi un posto da titolare. Potrebbe essere questo l'unico ballottaggio in una formazione, come si diceva, già scritta, dove verranno riconfermati gli esterni Molina e Larsen, il pacchetto centrale con De Paul Pereira, con De Paul, scusate, Wallace e Arslan, e così come anche il pacchetto difensivo con Becao, Bonifazi e Samir. Nel corso dell'allenamento di ieri si sono ancora allenati a parte Llorente e Samir, ecco anche perché si va verso la riconferma dell'11 delle partite precedenti, perché Llorente ancora non è riuscito a recuperare del tutto dai problemi alla schiena che lo stanno tormentando da qualche settimana a questa parte, e Samir anche si è allenato poco in questi giorni, comunque non con il gruppo. Ieri non c'era nemmeno Rodrigo De Paul, è assente per una giornata di permesso, era a Milano per motivi burocratici, era presente al consolato argentino, e quindi vanno fugati comunque tutti i dubbi relativi a possibili colloqui con Milan e Inter, un poco come si è visto girare sui social in questi giorni. Oggi è una giornata importante invece per il Pordenone, che va ad affrontare il Venezia nel penultimo turno di Serie B. I ramarri, che stanno cercando gli ultimi punti per la salvezza, devono finire il campionato con 5 punti di vantaggio almeno sul Cosenza per evitare lo spettro dei play-out. E allora oggi, come detto, il derby contro una squadra, quella lagunare,
che dal canto suo ha già raggiunto i playoff, squadra tra l'altro che ha visto Mister Domizzi concludere la sua carriera da calciatore, e oggi spera proprio allo stadio del Penso, come dicevamo, di trovare quei punti che potrebbero mettere al sicuro i ramarri prima dell'ultima sfida decisiva proprio con il Cosenza. Seguiremo ovviamente la partita dei neroverdi con tutti gli aggiornamenti in diretta nel corso di Pomeriggio Calcio. A te. Grazie Lorenzo, hai fatto bene a ricordare l'appuntamento con Pomeriggio Calcio che quest'oggi sarà esteso proprio per seguire al meglio l'importantissima gara del Pordenone. Vi ricordo che l'informazione poi ritorna alle ore 16, alle 19, alle 22 e 30 e poi questa serata l'appuntamento delle 19:30 con il Bar Gigia e alle 21 10 anni di noi con la nostra storia, i nostri programmi, i racconti migliori di tutto quello che è stato fatto in questo periodo dalla fondazione di Udinese TV. Alle 22:15 invece la rubrica di Alberto Terasso Tam Tam. Grazie per averci seguito, l'informazione ritorna questo pomeriggio, buona giornata con Udinese TV.